settima giornata del campionato di eccellenza fra Fortis e Juventus. Sai, Tobia Marucelli, steccato, Fofi e Costa, e c'è adesso subito sul cross di Zoppi una deviazione di Bruni e la palla in rete. La palla sulla deviazione, la segnalazione del collaboratore di linea quando ancora Azio davanti a sé, si porta il pallone sul destro, conclude. C'era direttamente ancora nell'area affollata, colpo di testa di Benvenuti in rete, ha pareggiato il Figline. Buongiorno, poi c'è Privitera, l'arbitro coperto, non fischia, attenzione a Serotti, il sinistro e la palla a fil di palo. Serotti, Guidotti in area di rigore, affrontato da Saitta. Zoppi, il tiro di Zoppi, molto bello, dopo un movimento in area. Serotti verso Guidotti, cerca il controllo in area, prova la spaccata di sinistro di prima intenzione con molto coraggio. La rincorsa, il tiro raso terra, la palla a fondo campo, forse qualche deviazione, no. Ancora tutti in linea questa volta, degli Innocenti, prova la battuta diretta. Zellini sulla destra, c'è Buongiorno che si propone vicino, Zellini prova ad andare sul fondo, sporcato il suo traversone da un tocco di mano di Bianchi. E non che l'abbiamo visto, ma è l'unica spiegazione per cui l'arbitro abbia fischiato questo intervento, e il capannello che ne nasce naturalmente è motivato dal dubbio e dal reclamo dei giocatori del Figline, originato una nuova deviazione, quindi eccolo degli Innocenti pronto a battere dalla bandierina, il colpo di testa di Vezzi in tuffo e sul suo rilancio l'arbitro fischia la fine di questo primo tempo che si conclude sull'1-1 fissato dai gol di Bruni dopo 50 secondi e il pareggio per il Figline di Benvenuti. E ho notato appunto questa grande aggressività nel pressing da parte dei giocatori di Giacomo Chini, una caratteristica che Giacomo Chini fin dall'inizio del campionato voleva nei suoi giocatori. Pallone per Boamed verso il traversone di Vezzi e la parata di Allegranti, la palla gli è sbucata davanti, non si è fatto sorprendere anche da un rimbalzo sul terreno. Ora c'è il tiro con Vezzi che era forse libero sulla destra e poi un contrasto con il portiere Allegranti, mani nei capelli per il mister del Figline che addomestica il pallone, avanza, lo mette in mezzo per Boamed, il colpo di testa, la parata sulla sua carriera, anche un anno a Valdarno, al Valdarno Football Club nel 2017. Mazzolli, colpo di testa, rete! Steccato, sul traversone di Mazzolli, la torsione al centro dell'area all'altezza del dischetto di Steccato che ha impresso anche forza al pallone e non ha lasciato scampo a Burzagli. Da centravanti vero, Edoardo, davvero, da centravanti vero, in area di rigore, gol. Ripete il stupendo. Gol del, realizzato in settimana, il finale dell'arbitro che sancisce la vittoria della Fortis Juventus e la caduta della regina del girone, il Figline. Oggi sapevamo di affrontare una squadra fortissima, ben messa in campo, ben allenata, e quindi sapevamo che era una partita importante. L'atteggiamento è stato quello giusto, ma è quello delle ultime domeniche che ci contraddistingue, e abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Oggi secondo me si trovava una Fortis che ha fatto un gran gioco, faccio complimenti anche a Giavo, allenatore, perché comunque ha visto una gran bella squadra in campo. Dispiace aver perso così, perché mentre il primo tempo forse era cosa più avevamo subito, forse nel secondo tempo si poteva prendere il gol solo su una palla ferma in questa maniera, però una palla ferma che sapevamo anche facevano, però non siamo riusciti a usare le contromisure giuste.